Lei che si sente di dire rispetto a questa cosa? Che non le danno più l'assistenza? Mi sento male a pensare che non c'è, non ho un assistente. È vero. Mi sento proprio... mi è da piangere. Voi state sola tutto il giorno? Certamente. Qualche volta mio padre non è che mi aiuta. Voi riuscite a uscire di casa? Non riesco, devo essere accompagnata dall'assistente. Non ce la faccio a camminare da sola. E quanto paga di affitto qua sotto? 2,50. E prende la pensione? Sì, 2,90. E 250 euro erano per l'affitto? Mi hanno aiutato un po' la mia sorella, un po' il fratello, se no non potevo campare. Lei morirebbe, io sono convinta di questa cosa, perché lei veramente non ha come... Da sola non posso camminare, perché cado. A parte che vive in questo scantinato umido... E quindi rischia anche di prendere bronchiti e cose varie. Mi va tutto, tutto aiuto, spesa, mi aiuta a fare la pulizia. Cuore operato 40 anni fa. Poi le anche? Le anche? Purtroppo sì. Che sono consumate? Le otite? Tutto sempre, il mio sostegno. Guarda, allora. Gli stai aggiustando l'apparecchio? Sì, perché fischia, no. Lei non riesce da sola. E quindi glielo devi aggiustare tu? Sì, io lo devo aggiustare, io lo devo pulire. E poi lei di solito quando è qui a casa da sola l'apparecchietto non ce l'ha. Da premettere comunque non c'è linea telefonica, ha un telefonino comunque non va. In pratica se gli succede qualcosa lei non può nemmeno chiamare il 118. Sta morta? Per l'ambulanza. Il vostro servizio rischia di chiudere per i tagli al Fondo Sociale Nazionale. I tagli che ben vengano, perché ovviamente se l'Italia è in difficoltà è normale che dobbiamo sacrificare un po' tutto, però sacrificare loro penso che è impensabile.